una zona che riserva tante sorprese, sia in termini di territorio, abbiamo più laghi, abbiamo quindi una natura molto interessante, dei centri cittadini molto belli, Brescia stessa, con la zona addirittura romana, e un'eccellenza enogastronomica ricca soprattutto di vino. Non c'è solo Franciacorta, abbiamo a poca distanza anche il Lugana, che è un'altra terra di eccellenza vitivinicola bresciana. L'idromele è un fermentato del miele, è una bevanda storica che risale al Medioevo, base di acqua, lievito e miele. Nell'antichità veniva definito la bevanda degli dèi, accompagnava i vichinghi nella conquista dei nuovi territori, donava ai guerrieri forza, ardimento e scaldava il cuore. Il termine luna di miele. Mantova, la città dei Gonzaga, la città della cultura, la città della poesia, ma anche la città dei laghi, la città del fior di loto, la città della torta sbrisolona. E Mantova è anche la città dei tortelli di zucca. Mantova è la sintesi tra la fame lombarda e il buon gusto emiliano e la voglia di bere dei veneti. A Mantova cominciamo a bere un vino che è tipico della zona centrale della pianura padana, è il Lambrusco. Mantova è famosa anche e soprattutto per i suoi monumenti, ma anche perché a Mantova nacquero le prime grandi fabbriche che produssero a livello industriale le calze di seta di nylon. Estate 1889, il re Umberto I, detto il re buono, figlio di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, è a Napoli, nella reggia di Capodimonte. Sua moglie, la torinese Margherita, la prima regina d'Italia, è talmente incuriosita da questa pizza di cui ha tanto sentito parlare che chiama a corte Don Raffaele Esposito, la cui pizzeria alla salita Sant'Anna è la più famosa di Napoli. Don Raffaele e la moglie Donna Rosa, nei forni della cucina reale, preparano una pizza speciale, con i colori della bandiera italiana: bianco, mozzarella, rosso, pomodoro, verde, basilico. La regina Margherita è entusiasta e Don Raffaele dà il suo nome a quella pizza. La pizza napoletana diventa così il simbolo dell'intera regione. Margherita e marinara, con pomodoro, aglio, origano e olio extravergine di oliva. Molte volte si perde di vista quello che è il fondamentale del calcio, il divertimento, e quindi magari ci si prende di tensioni e stress inutili, invece bisogna divertirsi sia fuori che in campo, perché poi si dà il meglio di sé. La maglia azzurra, la chiamata di Parolo da parte di Prandelli com'è stata? Qualcosa che speri sempre da piccolo, che ci sogni, e poi quando lo vedi lì, leggi il nome tra i convocati, insomma ti dici che bello, insomma sono emozioni forti. Io non da Valtellina, comunque sono di questa zona, i pizzoccheri li mangiamo un sacco, quando ci sono si mangiano volentieri in casa nostra. Un saluto Italia Football Club da Marco Parolo.